Erano 25 anni che il volley trentino femminile non toccava l'Olimpo della Serie A. Il 9 aprile 2011, grazie all'impresa della Trentina Diatec, il sogno è tornato ad essere realtà. A 3 giornate dalla conclusione del campionato di B1, la matematica ha dato il suo verdetto. Primo posto del girone B e promozione in A2. Una cavalcata impressionante, mai sconfitte, solo 3 i punti lasciati per strada sui 69 fin qui disponibili. 13-3-0 totalizzati da Serrapica e compagne. L'ultimo sabato in casa contro una Verona in piena forma, reduce da 6 vittorie consecutive, tra l'altro con le dirette avversarie delle trentine per il primato. E quando sarebbe bastato un solo punto. Coi e le sue ragazze hanno invece preferito chiudere subito ogni pratica e scatenare la festa del Palabocchi, festa alla quale ha partecipato anche Andrea Bollini. Col suo Neruda Volley ha conquistato la promozione in B2 con 3 turni d'anticipo. Erano 3 anni che ci provavano, dopo un terzo ed un secondo posto, l'arrivo di Bollini ha coinciso con il coronamento della favola. Per le altoatesine si torna sul palcoscenico nazionale. Il percorso è stato ottimo, soprattutto nella prima parte del girone, perché abbiamo perso un solo set e lì secondo me ci siamo costruiti il nostro campionato. E dopo abbiamo avuto l'opportunità di chiuderlo subito alla prima, perché avevamo lo scontro diretto con il Bolveno. La squadra un po' lì leggermente ha sofferto quel tipo lì di situazione, però poi dopo ha dimostrato nelle altre giornate, dove abbiamo avuto altre partite difficili, soprattutto con l'Argentario fuori casa che aveva battuto il Molveno, per cui situazioni non facili, e lì ne siamo venuti fuori bene. Dopo lì abbiamo costruito la vittoria e secondo me le altre squadre dietro, vedendo la nostra regolarità, secondo me si sono un po' demoralizzate e non sono entrate dopo in tutte le partite che hanno fatto per poter vedere di raggiungersi.